Ragazzi, ci siamo, nuovo presenza dopo diversi mesi di silenzio. Io sono molto esaltato all'idea di vederlo. Non mi aspetto nulla tranne quello che ho detto su Instagram, ovvero Pokémon Sleep, che sembra sia stato un'altra volta registrato il nome, quindi deve per forza uscire, a quanto pare. Blissey in Pokémon Unite, qualcosa su TCG, gioco di carte. Novità in generale, la seconda gen su Pokémon Quest, anche se sembra un'esclusiva cinese, ma non ci credo molto. Novità su Pokémon Diamante Lucente per la Splendente, qualche schermata di gioco, qualche piccolo gameplay e ovviamente novità su cose, sperando che siano anche e non solo le schermate, le slide che abbiamo avuto diverso tempo fa, o almeno che le spieghino, che ci facciano capire cosa stanno rappresentando. Comunque sia, sta per iniziare. Vediamo un po', insomma, quanto ci ho preso. Non ho... le mie previsioni ovviamente sono a puro scopo ludico, ricreativo, quindi non... se ci azzecco no, sti cavoli. Vediamo. Eccoci qua. Allora, iniziamo con Pokémon Unite. Blissey, sicuramente. Dai, dai, dammela che ce l'ho presa, su. 22 settembre per il mobile. La proverò, magari ci faccio un video per vedere come gira. Ah, fanno vedere lì, allora, niente. Per il resto è uguale. Ah, per attaccare basta premere su un punto a caso. Crossplay, ovviamente. Allora, bitrate è brutto perché YouTube comprime durante le premiere. E va bene. Spero che sia solo per le premiere, perché se quella è la grafica da telefono, wow. Oh, eccola qua. Mamoswine! Ehi, figo! Bello! Interessante! Sylveon! Beh, dai! Ovvio, no. Dai, dai, dai che si viaggia con Unite. Dai che si viaggia con Unite. Non dico di Blissey? Ah, strano! Vabbè. Ma cosa? C'è gente che ancora ci gioca? Vabbè. Praticamente è il classico gioco collega e vai avanti. Puni, Disney, Zoom Zoom. Classico. C'è gente che effettivamente ancora ci gioca tanto a Pokémon Masters. E che gioca ancora a Pokémon Go, molta gente, va ancora forte. Quindi diciamo che non hanno fatto vedere Blissey, stranamente, ma che introdurranno nuovi Pokémon. Vabbè. E Pokémon Go, sì, vabbè, la quinta gen l'avevano già teaserata con dei l'ottava gen. Avevano già teaserata con delle mail che mandano a chi è iscritto alla lista degli allenatori. Novità! Quali novità? Le immagini non sono tratte dal gioco, per fortuna. Bene, perfetto, va bene così, a posto. Ora il restante è Pokémon Arceus, dai. Ciao, felice di conoscerti, ok. Ti do benvenuto nel mondo dei Pokémon. Sì, ovviamente. La tua personalissima avventura... Questo è il primo... Questo è rosso e blu, era. Ma per quanto riguarda la luce è fantastica. La luce è bellissima. Per il resto, beh, è uguale agli altri per DS. Oddio, carino, ma è quello che abbiamo già visto. Ti seguono! Ti seguono, ovviamente! Meno male! Meno male! Meno male che ti seguono! Meno male che seguono! Quello sì. Beh, guarda, nonno di Heidi da giovane. È uguale, va benissimo, però i Pokémon che seguono... Oh, meno male. Ah, la palestra, ok, ci sta, con le rocce intorno. I bolli, tornano i bolli, ovviamente. Vai a perdere le ore come nei vecchi giochi per i bolli. La sala contatto. Ma guardali, personalizzabili, le super gare. Queste non mi sono mai piaciute, non ho mai capito come cavolo andavano fatte e di conseguenza non sono mai riuscito a farmele piacere. Ragazzi, esploro... Va bene, si era già visto qualcosina, ma adesso è uguale, caspita, è uguale. La base... Poi
I remake saranno fedeli! I remake saranno fedeli! Eccolo il fedele! Eccolo il fedele! Eccolo il fedele! Senti la musica? Nello spazio, vai! Ma la musica è nuova! Aspetta, aspetta! Aspetta, perché qui, ragazzi, è grave, se quello che ci fanno capire è quello, è grave, È grave in maniera positiva. Se ce lo teaserano così... Ok, no. Mi sono esaltato un po' troppo, Qualora avessero forme diverse, non ce l'avrebbero mai fatte vedere su così, a caso. Stessi giochi di sempre. La novità nei sotterranei. E... La luce è bellissima. La luce è fantastica. Non gli posso di nulla. La luce mi piace, non mi piace come è impostato. La luce mi piace, il resto può anche andarsene, non mi interessa. Va bene. Sotterranei hanno quella... Guarda i fiori che belli, come... Oddio, un po' troppo saturati, I blooming l'hanno sparato, dice... Quanto blooming vuoi? Sì, e hanno alzato al massimo. I rifugi di Pokémon. Beh, magari a inizio gioco avere dei Pokémon particolari può essere interessante. In base alle statue che metti hai più probabilità di far apparire certi Pokémon. Poi ragazzi, bolli. Quanto tempo ci ho perso. Poi facevo le lettere, i nomi, le cose. Bellissimo. Qui magari è fatta un po' meglio perché c'hai uno spazio più grande su cui lavorare. Ah, ecco dove è andato il budget. Nelle gare. Una light speciale? This special Nintendo Switch Lite is dressed up with art of the legendary Pokémon Dialga and Palkia, bringing to mind this special... Portafoglio vuoto, piange. Ora, vogliamo la città con un qualche persona. Non col solo personaggio che ci va attraverso. Immagini sempre non tratte dal gioco, perché sia mai che ci sbagliamo. Quando Pokémon e umani esistevano... Esistenze... conducevano esistenze separate. Ok, vabbè, la compressione, ragazzi, rovina l'esperienza, La compressione rovina l'esperienza tantissimo. Oh, yamma. Con i Turtwig e i Pokémon Starter così a caso, che bello. Cazzo, finalmente, cazzo. Ce l'avete fatta a capirlo che dovete mettere gli Starter a cazzo nella regione. Sì! Forma antica! Oi! Sì, gli starter si vedevano anche nello scorso... Te lo targhetta! Beh sì, beh ok, però... Da prima! Che cacchio è quello? Growlithe! Growlithe, oh mio Dio, sì! Ok, cattura... I campi, che sono? Falò... No, che mi dici? Ma si è buttata? No, Breviary? Col tipo deltaplano, bellissimo... Basculin! Stunter bellissimo! Manca uno che si arrampica, c'era anche nelle slide. Ok, abbiamo le mount, ok, dai, vai avanti, quello che si arrampica, su! Oh, incazzati?
Bello Luxray, incazzato, mi piace. Va... Oh! Ti colpiscono! Ah, e ingaggi la lotta quando lanci la tua sfera? Ma ci sta! Tecnica potrà... hai un'abilità in base al Pokémon che utilizzi! Ragazzi, io... No, io come facciamo ad aspettare ora? Io stavo tipo aspettative zero perché ok, però cavolo. C'era qualcosa là che... Cosa ha visto? Signorina, ci dica cosa ha visto, per favore. Vogliamo sapere. Ah, non tratte dal gioco, peccato. Mi stavo già preparando a rasponi incredibili. Però la vetta lancia in cima al Monte Fuji. Quello che sembra è Monte Fuji, Non è assolutamente quello che abbiamo visto a febbraio. E quello che interessava a tutti, il frame rate è stabile a quanto pare. Non c'è Chingling che lagga ogni 3x2. Bella. A me ste art così antico mi fa... Mamma mia. No, vabbè, non è Monte Fuji comunque, ora che ci penso, perché stanno... Sinnoh è collocata vicino all'Hokkaido, o meglio, è presa di spunto dall'Hokkaido, quindi... Cavolo. Forse era donna? Non sarebbe strano. E neanche male alla fine. Professor Laven... Lavanda, ovviamente, sempre fiori, alberi e quant'altro, giustamente, perché... È giunto Hisui. Ma Hisui? Selina! Ah! Lei ovviamente è antenata di Cyrus. Antenata di Cyrus, guarda gli occhi uguale. Il direttore del Team Galassia? Wow! Ragazzi, non male. Ci sono cose che non vanno, ma altre tante altre che vanno. Non laggano, almeno non laggano, che era quello che interessava a tutti alla fine. Non a me. Mi chiedo se avremo i passaggi, o meglio, il volo perlomeno, fin da subito. Wow. C'è anche il campeggio dove riposarti per comprare. Poi, si viene colpiti dai Pokémon, ora! Perfetto. Dicevo, la grafica lasciate perdere che è la compressione di YouTube. Quando finisce la premiere andatevela a rivedere in full HD e sarà ovviamente meglio. Mi ci chiudo, non esco più di casa per davvero stavolta. Altro che lockdown, faccio un lockdown personale. L'HUD l'hanno rivisto, ci sta. Ah, puoi potenziarla con delle tech... Ah, con dei... Ok. È un RPG con elementi RPG messi prepotentemente dentro. Era ora. C'erano gli altri oggetti X, attacco X, difesa X, speciali. Però ora li puoi fare direttamente così, che è una cosa molto diversa dall'andare nello zaino e selezionarli. È tutto diverso. Ragazzi, no, cavolo. Io mi ci... No. È meglio del Pokédex sta roba. È meglio del Pokédex. Oh, eccolo. Stantler. Ma basculino, ma che roba è? Weirdir. Ah, si evolve da uno Stantler che si è adattato agli ambienti ostili, quindi c'è, sarà anche la forma regionale. Beh. Basculagen. Basculin può evolversi in Basculagen. Se è avvolto dagli spiriti dei suoi simili... Ah, quindi lui si nutre dello spirito dei salmoni
che hanno risalito la corrente. In linea con Pokémon prima gen proprio. E forme regionali effettivamente Bravery di Hisui. Mamma, bello. Molto bellino, con gli occhi qua sopra. Potere psichico. È interessante. Ci sta, ci sta. Growlithe, bellissimo Growlithe, guardalo. Bello. Proprio le scisci. Bello. Roccia. La roccia. Vabbè, ok. Quindi quel fulmine di Arceus fa incavolare i Pokémon. Va bene. Ci sta. Finisce così, però è finita, ragazzi. Il tempo è scaduto. Cioè, ragazzi, 100 volte meglio di quello che abbiamo visto a febbraio proprio era una pre-alpha. Io, boh, sto top per Arceus, top. Che vi devo dire, ragazzi? Top per Arceus. E come ho detto, sarà un nuovo filone narrativo. Non che dovessero annunciarlo in questo presenza, che sarebbe stato leggende, Pokémon, un nuovo filone narrativo. Però credo che prenderanno in considerazione anche altri... altre regioni, altre... Non sono previste lotte competitive. Va benissimo. Va bene, è perfetto. Perfetto così. Aspettiamo un altro trailer magari a dicembre. O a gennaio stesso, a inizio gennaio, proprio prima che esca. Vediamo se hanno ancora migliorato. Perché uno dei penultimi trailer di Spada e Scudo, il terzo ultimo se non sbaglio, diceva ancora gioco in fase di sviluppo. E poi abbiamo visto nell'ultimo trailer che effettivamente c'era qualcosa di diverso. Vediamo come sarà con Legend Arceus, che... ragazzi, è totalmente diverso da quello che abbiamo visto a inizio anno. È tutto diverso. Basculin che si nutre delle anime dei suoi compagni caduti mentre risalivano la corrente? Cosa? Roba che non si sente più dalle prime gen, anche sta roba. L'ultima volta che abbiamo sentito qualcuno che si nutre di anime era con Spiritomb. L'ultima volta. Chi dice che non era abbastanza, ragazzi? Cioè, cambiate. Lasciate perdere Pokémon, non è per voi. Andate su altro, perché stavolta davvero abbiamo toccato vette molto alte. Non altissime, ma molto alte. Stavolta ci sta davvero tanto. Stavolta Game Freak si è un po' impegnata. Stavolta davvero si è impegnata più delle altre volte. E per spendere altre due parole su Diamante e Perla, le aree da esplorare nei sotterranei, carino. Ah, tra l'altro sì, è diventato un po' Monster Hunter Pokémon, ma ci sta.